Bomba atomica, Albert Einstein, Hiroshima, Nagasaki. Perché 70 anni fa, giorno più giorno meno, venivano sganciate sulle città giapponesi, Hiroshima e Nagasaki, due pillole nucleari, tanto per accorciare la durata del conflitto, due pillole nucleari, poi i giapponesi in seguito, i giapponesi che sono di pelle gialla, dissero che i bianchi, gli ariani, indoeuropei, americani, la bomba atomica l'avevano sganciata sì, ma su quelli di pelle gialla, no, sugli altri ariani indoeuropei della Germania. Dissero così, dissero, ma ormai è passato tanto tempo. Qua vi faccio notare che io vi ho sempre detto che in patriarcato vige il detto che sapere è potere. Non c'è il detto sapere è amore, sapere è dolcezza, sapere è volersi. No, sapere è potere, sapere è potere. Più tu sai e più hai potere, e poi il potere si trasforma in denaro e c'è un feedback continuo tra il potere e il denaro, c'è un feed, sapere, potere, denaro, è un feedback continuo. E infatti la bomba atomica nasce in virtù della grande scoperta scientifica di Albert Einstein, che agli inizi del XX secolo, cioè i primi anni del 1900, 1904-1905, fa la grande scoperta, di come la materia si converte in energia, la famosa formula di Albert Einstein, E uguale m per c al quadrato. E io, per fare bella figura, vi dico che E, scritto in stampatello, E vuol dire l'energia espressa in erg, m vuol dire la massa di materia espressa in grammi, e C2 è il quadrato della velocità della luce. Così ho fatto la mia bella figura. Beh, in pratica è la grande scoperta che la materia, a determinate regole, noi possiamo trasformare la materia in energia, che si scopre che dentro la materia c'è una quantità sterminata di energia. E poi è inutile venirci a dire che una cosa è la scienza e un'altra cosa è la tecnica. No, perché la tecnica usa quello che le passa il convento scientifico, il convento scientifico patriarcale. E il convento scientifico patriarcale si basa sulla formula, è la formula pure questa: sapere uguale potere, potere uguale sapere, per cui la tecnica ha ricevuto dal convento scientifico patriarcale quel piattino, che è la formuletta di Albert Einstein, e l'ha messo in pratica. Poi quella formuletta è servita pure per costruire le centrali nucleari, per darci l'energia elettrica. Però quella formuletta è servita pure per fare le bombe atomiche, e adesso la bomba atomica la vogliono tutti, la vogliono. Vabbè, cari amici, Hiroshima e Nagasaki. Secondo me il Giappone cova un odio, non lo dicono, in Giappone non le dicono questo, ma secondo me il Giappone cova un odio profondo, Un odio profondo per le due pillole nucleari ricevute, e non lo so attraverso quale vie il Giappone cercherà di vendicarsi. Va bene, sì, perché sapete che si dice che la vendetta è un piatto in patriarcato, è un piatto che si serve freddo. Freddo, la vendetta è un piatto che si serve freddo, si dice così. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.